presenti colui che deve essere ordinato presbitero, Enrico Trono. Eccomi. Vuoi esercitare per tutta la vita il ministero sacerdotale nel grado di presbitero come fedele cooperatore dell'Ordine dei Vescovi nel servizio del popolo di Dio sotto la guida dello Spirito Santo? Dove il Signore lo manderà sarà nell'educazione, sarà nell'apostolato giovanile, che sono le caratteristiche, vorrei dire, uno dei carismi della famiglia dei legionari, ma dovrà farlo sempre con grande generosità e poi in uno spirito di servizio. Dona, o Padre Onnipotente, a questo tuo figlio la dignità del presbiterato. Rinnova in lui l'effusione del tuo spirito di santità. Adempia fedelmente, o Signore, il ministero del secondo grado sacerdotale da te ricevuto e con il suo esempio guidi tutti a una integra condotta di vita. Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai. Imita ciò che celebrerai. Conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Io l'ho conosciuto quando era fratello e ho avuto la possibilità di accompagnarlo in questa... a questo traguardo, sostanzialmente, a questa ordinazione, ed è sempre stato appunto un fratello che piano piano è cresciuto ed è diventato un vero pastore, e quindi mi auguro che possa essere un sacerdote santo per tutta la vita. Faccia di te un vero pastore che distribuisce il pane e la parola di vita ai credenti perché crescano sempre più nell'unità del Cristo, del corpo di Cristo. E voglio ringraziare il Cardinale per la disponibilità, perché abbiamo organizzato, no? Dopo appena ci hanno liberati un po' dalla quarantena, la mia comunità che mi ha accompagnato, i fratelli che hanno lavorato per farla, ovviamente i miei genitori per essere i miei genitori, no? Perché quando 12 anni fa gli ho detto che avrei lasciato tutto, è stato difficile per loro, anche in parte per me, però a me c'avevo lo Spirito Santo che mi spingeva ed era più facile, però sempre sono stati vicini. E poi ringraziare tutti i giovani che stanno qua, perché mi supportano e sopportano in università, e vi chiedo di continuare a pregare per me affinché veramente possa essere un altro Cristo e accompagnarvi a incontrarlo nella vostra vita. Un padre e un fratello, perché mi insegna ogni giorno ad amare di più Dio, a conoscere di più Dio e a
da settembre, tutto questo anno mi ha insegnato tantissimo, appunto per conoscere meglio Dio, e questa giornata è stata per me fortissima, perché appunto io e lui abbiamo un legame molto stretto, quindi vederlo lì diventare un vero sacerdote di Cristo mi ha fatto emozionare.